Bene, è stato importante oggi discutere in Consiglio Comunale sulle problematiche inerenti agli uffici giudiziari a Pisa. Il trasferimento a seguito della riforma che dell'eliminazione dei tribunalini, della sezione staccata del Tribunale del Potere a Pisa, ha creato non pochi problemi. Ci sono stati indubbiamente dei ritardi. Fortunatamente siamo riusciti, dopo la delibera di giunta del 7 di marzo, a sbloccare la situazione. Successivamente a questa data la giunta ha approvato una variazione di bilancio stanziando 50.000 euro, è già stata fatta la gara con il MEPA, individuata la ditta, e nella prossima settimana partirà il trasferimento del tutta la parte dell'archivio giacente presso il magazzino dell'archivio di via Agnoletti a Pontedera presso un magazzino della Valdarno. Contestualmente si libereranno alcuni spazi nel tribunale traslocando del materiale elettorale in un magazzino in via Ravizza e la parte, diciamo, dell'archivio più corrente sarà trasferita in tribunale. Con quella delibera noi abbiamo da un lato aperto la possibilità a effettuare rapidamente questi traslochi, dall'altro messo a disposizione gli operai della direzione delle manutenzioni e supporti logistici per alcuni spostamenti inerenti, fascicoli, attrezzature, arredi all'interno del tribunale, laddove ci sono piccole movimentazioni, e anche dato mandato agli uffici di individuare una soluzione di razionalizzazione degli uffici giudiziari, in particolare ragionando su tre immobili: asilo Coccapani, che si libererà a giugno, immobile di via della scuola e l'ex Telecom, poi a seguito del trasferimento della SEPI. Ecco, sarà individuata la soluzione tecnica per sistemare in immobili di proprietà comunale, quindi senza locazioni passive, quindi riducendo di 330.000 euro le locazioni passive, queste spese per gli uffici giudiziari. L'emergenza più grossa è quella di dare una soluzione alle aliquote della polizia giudiziaria, che attualmente sono in situazione di grave disagio, e al NEP, l'UNEP, che è in una situazione, a seguito anche del trasferimento dei dipendenti di Pontedera, piuttosto gravosa. La discussione poi all'interno del Consiglio ha trattato anche le problematiche più future legate alla possibile individuazione di una cittadella giudiziaria. Questo sarebbe in prospettiva, se si potesse costruire un'operazione di questo tipo, indubbiamente un'ulteriore spinta verso la razionalizzazione, l'efficienza e un miglior servizio, diciamo, per i cittadini.